Alcuni istituti avevano anticipato, ma la stragrande maggioranza ha riaperto oggi. In Campania il suono delle campanelle ha scandito il rientro in classe per 830.000 studenti e 5.000 docenti. Mascherine, vaccini e Green Pass per provare a mettere da parte la didattica a distanza. I genitori senza certificato non potranno accedere negli istituti per accompagnare i figli. Anno al via non senza incognite dunque, anche se la regione rivendica il 97% di copertura vaccinale tra gli insegnanti. Davanti ai cancelli emozione, curiosità e attesa. Iniziamo tutti quanti in presenza al 100%, con le dovute ovviamente sicurezze, e quindi speriamo che possa andare tutto bene quest'anno. Sicuramente è una bella sensazione rivedere tutti i compagni, tutti i professori da vicino, è impagabile comunque. Niente, un po' di emozione, un po' di ansia, però vabbè, sono felice di essere in presenza. Adesso siamo in orario provvisorio, quando poi ci sarà l'orario definitivo ci sarà sempre questo slittamento orario per evitare che ci sia assembramento. Non è mancato a Napoli il presidio di protesta di alcuni docenti che contestano l'obbligo del certificato verde nelle scuole. Una misura punitiva che per la prima volta nella storia della Repubblica sanziona cittadini e cittadine che hanno esercitato un diritto costituzionalmente garantito. Da Vincenzo De Luca un messaggio affidato ai social. Un primo giorno di scuola particolare dopo oltre un anno e mezzo di pandemia che ha messo a dura prova le nostre vite, in particolare quelle dei ragazzi. Ma anche un giorno carico di speranze, ha aggiunto il governatore. Grazie all'elevato numero di vaccinazioni possiamo ripartire in sicurezza e in tranquillità.